Riprendiamo la linea dal Tardini, problemi tecnici da Bergamo, ma abbiamo sentito il finale del collega Pisantis, quindi il successo interno dell'Atalanta per 1-0. Qui è 0-0, 46 minuti, 46 secondi, si andrà avanti fino al 49esimo, partita incerta fino al momento con il Parma propositivo. In questo finale si affida alle ripartenze e alle verticalizzazioni di Pirlo, invece la Juventus, una formazione, quella in maglia lilla, che più volte è andata alla conclusione, specie da lontano, in una circostanza invece quando Giaccherini è stato liberato in area di rigore, è stato bravissimo Pavarini a chiudergli lo specchio della porta. Ancora un attacco della formazione di Antonio Conte sul settore destro, in qualche modo va a immolarsi il capitano del Parma, Morrone, davvero stravolto ma comunque gladiatore come sempre. Pallone messo in fallo laterale, Caceres che va a battere la ripresa del gioco con un passaggio in profondità, una finta di Vidal che guadagna ancora una rimessa laterale all'altezza della bandierina del calcio d'angolo. 47 minuti, 33 secondi, 0-0, arriva il cross in qualche modo, Bonucci, poi il pallone per Vucinic, Pirlo che finisce a terra, protesta Pirlo, vorrebbe il calcio di rigore, manda anche a quel paese arbitro e guardalinee. Adesso Mazzoleni, che ha sentito qualcosa, si avvicina a Quagliarella prima e a Vucinic, invitando ad allontanarsi, con Zaccardo che si frappone, andrà da Pirlo probabilmente ad ammonirlo. Il tutto davanti al portiere Pavarini, il contrasto tra Santa Croce e Pirlo. Pirlo che in pratica è frenato giù davanti al portiere, un contatto con la gamba destra di Santa Croce e poi le proteste plateali di Pirlo, che è andato anche a protestare nei confronti di Pavarini. Fatto sta che l'arbitro Mazzoleni di Bergamo, era regolare la posizione di Pirlo al momento del lancio, non ci ha sentito da questo orecchio, quindi un episodio dubbio per parte, uno nell'area della Juventus prima, uno nell'area del Parma nei minuti finali. Siamo al 49esimo, 20 secondi al termine, il Parma in possesso di palla, non ci sarà tempo per i commenti al fischio finale. Subito la linea agli studi di Roma al collega Maurizio Ruggeri. Noi ricordiamo solo che stasera Francesco Repice sarà a San Siro per Milan-Arsenal, andata degli ottavi di Champions League. Io ringrazio intanto Stefano Bugane per l'assistenza tecnica ed ecco finalmente la rimessa in gioco, ultima azione del Parma, il tentativo di lancio in profondità, non c'è tempo. Parma 0, Juventus 0, i bianconeri falliscono l'operazione sorpasso. Da Giovanni Scaramuccino il più cordiale grazie per essere stati con noi. Linea Saxa Rubra.